Le 9 condanne e le 7 assoluzioni in primo grado confermano quello che i residenti e le sempre meno numerose attività commerciali della zona già sapevano. A causare il crollo di Palazzo Guevara di Bovino furono degli errori durante i lavori per la costruzione della metropolitana. Responsabili di disastro colposo, tecnici del comune, membri dell'azienda Ansaldo e il direttore per il cantiere della società Arco Mirelli. A 10 anni di distanza, causa crollo e causa cantieri, la Riviera di Chiaia ha perso la maggior parte delle sue attività. Siamo rimasti veramente in pochi, due o tre attività, delle storiche. Se mi chiede come siamo riusciti a sopravvivere, nemmeno lo so. Le condanne niente di nuovo, cioè proprio quello che tutti sapevano, insomma, che il crollo è dovuto in buona sostanza ai lavori, agli scavi per l'esecuzione della metropolitana. 10 anni ci hanno messo. Ci hanno messo 10 anni e noi stiamo ancora così rovinati perché io abito qua. Non tutti sanno che vicino alla chiesa per 150 anni, dal 1800, c'era il mare. Adesso può darsi che facendo i lavori è successo quello che non doveva succedere. Spero, ecco, per il futuro che vengano fatti dei lavori più attenti riguardo le costruzioni delle metro, la messa in sicurezza. Tutti i paesi del mondo si scavano gallerie in profondità, si fanno ponti che collegano continenti, eccetera, eccetera. Noi, insomma, a Napoli per fare uno scavo per la metropolitana abbiamo fatto crollare mezzo palazzo. Ritengo che delle responsabilità ci siano, è anche giusto che i preposti a queste cose paghino direttamente.